Allora, buonasera, pomeriggio, anzi, ore 14:17, vi ricordo diretta questa, facciamo appello, prego segretario. Grazie Presidente, e la giustizia presente, la Ciacomo, presente, Carrasco. Sì, la loro, sì, la loro.
mentre l'attività dell'amministrazione possa essere raddoppiata, con velocità e anche con importi, relativamente al fatto che oggi stesso avete la menzione, la vostra attenzione, applicazioni di alzo dell'amministrazione per svariati milioni di euro a favore della comunità amministrativa, quindi degli enti locali e delle proprietà. In ogni caso, perché il consigliere civile ha appena iniziato la relazione formale, ciascun consigliere che ha previamente detto a libera facoltà di attuare un impatto a questo obiettivo. Grazie. 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 Prego. No, per quello che è successo mentre venivamo qui, mi sono trattenuto un attimo, chiedo scusa se parlo seduto, ma non l'ho lasciato lì, mi sono trattenuto a parlare con i dipendenti CTP e gli interinali. Volevo sottolineare che a dispetto della crisi che attanaglia la nostra azienda di trasporto pubblico, qui c'è qualcuno che riesce a spostarsi con facilità. La sua mobilità, il direttore generale sa cosa mi riferisco, non è compromessa dal dramma di cittadinanza e dei lavoratori, cioè di un popolo intero. Un giorno sì e l'altro no, piovono su CTP decine di milioni. Chi ne fa il paradiso del bus, le vende del trasporto pubblico di Milano, del lavoro della mobilità. Io negli ultimi due consigli metropolitani ho sentito dire che avevamo costato 30 milioni, poi passati a 50 a Treni. Probabilmente quel denaro viene stato in luoghi segreti, verso un assicuro di conti cifratissimi, protetti da algoritmi indecifrabili. Paghiamo il conto corrente, perché se questi soldi ci stanno, ma perché i lavoratori non vengono pagati? Diversamente, caro sindaco, non si spiegano il dolore e la sofferenza che stiamo distribuendo a piene mani tra i lavoratori di CTP, ma pensate che per un debito verso la loro società interinale vengono colpiti nella loro dignità tante persone, intere famiglie, profondati in un dramma buio e crudele, perché il loro datore di lavoro è creditore e la nostra azienda, sommessa di rifiuti, dicevo prima, debitrice. Ma questa è una realtà da un lato fantasiosa e dall'altro che non si può fare, paura e sofferenza nelle famiglie e bugie in questi anni. Dove stanno questi soldi che noi mettiamo su CTP? I soldi si spendono, indovinate per fare che? Per inventariare il patrimonio della città metropolitana. Io sono sicuro, caro direttore, caro capo di gabinetto, che il sindaco non lo sa. Quando mi ha fatto l'onore il sindaco di farmi delegato al patrimonio, io ho chiesto l'inventario per partire da zero, per bene. Mi è stato risposto, nonostante i 700 impiegati della città metropolitana, non lo possiamo fare. Dobbiamo appaltare ad una società esterna per farci valorizzare i beni. Il direttore, quando mi ha sentito, ha mandato pure altri due ingegneri a fare questa cosa, ma non mi hanno risposto che non era possibile. Gli ingegneri non sanno fare dalle cose, bisogna andare ad una società esterna. Quindi, come ci si fa? Che a Conte ci si trastulla come zio Paverone nel deposito gonfio di monetine, e subito fuori si arrangiano e si facciano passare false promesse, che diciamo, io credo che non può andare avanti così. È il momento qui ora subito di pagare i debiti, di restituire la dignità, di alterare i privilegi, e caro sindaco, io sono sicuro che tu la pensi come me. Quindi sottraiti a questo vilipendio comune e restituiamo la dignità ai lavoratori, perché ne hanno bisogno. Grazie. Grazie. Rimaniamo all'ordine del giorno, perché praticamente c'è una richiesta del Consiglio Civillo, eventualmente a fine seduta trattati tutti gli ordini del giorno, di trattare in questa o in un successivo immediata seduta il tema del CTP, il Consiglio Sgarrati, che si è incrociato fuori con i lavoratori, è ritenuto per un fatto politico e evidentemente anche umano, che ci unisce tutti in questa vertenza così delicata, di prendere la parola. Infatti,
innanzitutto letta l'istanza congiunta depositata sia da CPT che da Città Metropolitana, acquisito per le lettere del parere dei commissari giudiziari in attesa del deposito formale del fascicolo telematico, ritenuto che a prescindere da ogni valutazione in ordine alla idoneità dello strumento ipotizzato, opportuno appare individuare un professionista che secondo tale schema le parti vorrebbero elaborare possa supportare nella definizione dell'accordo in itinere. Quindi il Tribunale nomina un arbitratore su richiesta della Città Metropolitana e di CTP che si andrà ad esprimere sia sull'ANM che sul quantum delle cosiddette indicizzazioni. Quindi finalmente avremo, spero, una parola fine su questa tematica. Contemporaneamente, un'altra cosa importante, lo stesso giudice del Tribunale di Napoli autorizza CTP ad utilizzare in comodato per 10 anni i famosi 30 bus di cui parlavamo della scorsa seduta, che potranno quindi arricchire il patrimonio dei mezzi della Città Metropolitana e quindi potranno produrre più chilometri, potranno creare più occupazione, più lavoro, e quindi anche questo è un aspetto importante perché CTP deve fare chilometri e questi 30 mezzi si rappresentano mano dal cielo. Inoltre in questo consiglio andremo ad approvare nella marcia di amministrazione un capitolo di 20 milioni di dove 20 milioni di euro saranno dedicati ad una ipotetica ricapitalizzazione di CTP nelle more dell'omologa del Tribunale. Quindi penso che ci stiamo incamminando finalmente, come già dicevo l'altra volta, sulla strada giusta e definitiva, ma il tema indicizzazione penso che sia la madre di tutte le problematiche, di tutte le questioni, perché così si andrebbe a superare tutte le titubanze anche del Collegio dei Revisori dei Conti e finalmente potremmo mettere una parola fine, atteso che in bilancio sono appostate le risorse per risolvere queste problematiche. Ho voluto precisare questi elementi per consentire al Consiglio di valutare se sia il caso di fare veramente un Consiglio monotematico, per il quale sono d'accordo e sono stato forse il primo a proporlo in illo tempore, ma non essendoci elementi concreti per discutere questi argomenti, forse non era il caso di farlo, e forse credo che adesso potrebbe esserlo da qui a breve. Nelle more della decisione del Consiglio restiamo a disposizione per trattare il punto così come richiesto dal Consiglio Civico. Grazie consigliere Cascone delle ulteriori precisazioni, che avrei anche lasciato la parola da qui a breve al direttore generale per dare al Consiglio, in particolare su sollecitazione del Consiglio di Gambari, alcune puntualizzazioni. Mi pare che tutti siamo d'accordo di fare un Consiglio monotematico su questo tema, quindi per ora andiamo avanti sull'ordine del giorno, dove al primo punto abbiamo variazione di assestamento generale al bilancio di previsione. Sindaco, sì, mi quindi non lo discutiamo il punto, ma nel senso al prossimo Consiglio che c'era su questo tema. Non è che però possiamo interrompere un Quindi stiamo parlando che lo facciamo dalla scuola. No, stiamo parlando che per ora facciamo l'ordine del giorno, poi arriveremo alla fine, valuteremo se fare un consiglio monotematico, che forse è la cosa più auspicabile, oppure farlo in due. Io questo non avevo capito, chiedo scusa io, grazie. Allora, al primo punto abbiamo la reazione di assestamento generale, bilancio di previsione, verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 21-23, prima di mettere in votazione do un attimo la parola al direttore generale per una puntualizzazione, grazie. In realtà il consigliere Gascone ha già puntualizzato, cioè all'interno di quest'atto, tra le varie poste a bilancio, voi troverete il fondo perdite partecipate in cui l'amministrazione ha allocato 20 milioni di euro che sono destinati evidentemente a ripianare quelle che sono le perdite di CTP, come giustamente ricordava il consigliere. Quindi voi all'interno di questo capitolo troverete le risorse che l'amministrazione destina per il salvataggio di questa azienda. Grazie, quindi se non ci sono interventi, chiedo... prego, consigliere Civico. Siamo sul punto, prego, consigliere. Certo. Quindi colgo con favore, ripeto, mi asterrò per tutti i motivi che ho sempre detto, ogni intervento lo dirò sempre, solo un tema non ho capito, caro direttore. Mi sta bene il fatto della realizzazione, vorrei capire quando si farà su questo. I tempi. Quando si farà, perché noi diciamo 20 anni, ma alla fine, come da Nucco si faceva, abbiamo detto sempre che si fa, per aprire di capire, in modo molto forse lo vince a lotto, e i soldi, questi qua, quando li prendono, non li abbiamo messi, quando li prendono, scusate.
Diamo la parola al direttore generale per un chiarimento tecnico. Purtroppo la società, dato che è in concordato, abbiamo una procedura di concordato, qualsiasi operazione a favore della società deve essere autorizzata dal tribunale, quindi anche questa ricapitalizzazione che sta nella disponibilità dell'amministrazione si ferma in attesa che il tribunale, il giudice del concordato, stabilisca che noi le possiamo trasferire. Quindi tempi che decide il giudice. Grazie direttore di questo chiarimento. Do la parola al consigliere Cacciaputi, prego. Grazie sindaco. Riterrei opportuno, dopo le premesse fatte dai colleghi, focalizzarci sul punto all'ordine del giorno. Perché come diceva il segretario generale prima, in premessa e riscontrando la nota del consigliere Cirillo, io quando ho dovuto dire qualcosa, quando ho pensato in maniera diversa al segretario, l'ho detto, ma questa volta il segretario è stato ineccepibile, ha riscontrato una nota in maniera politica e amministrativa, vale a dire, da un punto di vista amministrativo, le disposizioni regolamentari sono di tipo ordinatorio e non perentorio. Quindi il Consiglio è sovrano e decide quello che vuole e quello che non vuole fare. Uno. Secondo, trattasi di punti all'ordine del giorno di rilevanza sociale, politica, economica e di interesse generale, motivo per cui rimetto al Consiglio la volontà di proseguire o meno su quei punti oggetto dell'attenzione. E quindi ringrazio il segretario per il contributo. Ma è importante, prima di affermare alcune cose, perché ho sentito colleghi sgambati, che l'inventario del patrimonio magari sarebbe secondaria a qualche altra cosa. Potrebbe sicuramente essere secondaria alla salvaguardia del livello occupazionale e delle clausole sociali, come lei sindaco ha sempre mostrato di fare, da sindaco di Napoli, da presidente e da sindaco della città metropolitana, salvaguardando non solo i dipendenti CTP, ma tutti quelli che erano possibili salvaguardare, anzi ampliando i livelli occupazionali. Ricordo che i rilievi sul mancato inventario, facendo l'inventario, sono oggetto di attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti in ogni parere che esprimono sul bilancio e sui rendiconti. Quindi, quando dobbiamo rilevare qualcosa che non va, noi diciamo: i revisori hanno detto che non abbiamo fatto l'inventario. Quando poi investiamo per fare l'inventario, quindi attenerci a un atto dovuto, diciamo sì, però spendiamo per fare per inventariare il patrimonio. È un atto dovuto anche quello. E questa è una premessa importante che ci dobbiamo dire. Altra cosa sicuramente è discutere su un tema di rilevanza più che sociale, politico e nazionale, che è la salvaguardia dei livelli occupazionali, CTB e gli altri, che sicuramente lei lo ha deliberato in qualità di sindaco metropolitano prima che oggi venissimo qua, perché la creazione di assessamento dei gruppi di bilancio, lei già ne era a conoscenza, ha già dato gli indirizzi per appostare il salvadanaio. Quei 20 milioni fungono da salvadanaio per CTB laddove il giudice decidesse, perché parliamo di omologa del concordato preventivo. Se non abbiamo l'omologa del tribunale non ne possiamo spendere, ma giustamente da buon padre di famiglia abbiamo messo da parte le risorse utili. Ci sarà l'omologa, li abbiamo già. Non ci sarà, certamente non è colpa nostra. Ma l'assestamento va anche oltre ai 20 milioni, perché all'interno dell'assestamento ci sono tutti gli ulteriori impegni che questa amministrazione, che fino a poco mesi fa vedeva il coinvolgimento di tutte le forze politiche, hanno preso e mantenuto nel tempo, e che una parte della politica che oggi siede in questo Consiglio continua a mantenere, ma non sulle bandiere politiche, sugli impegni presi. Perché se un comune è oggetto di finanziamento per un parco giochi, per un teatro, per il piano strategico metropolitano, sicuramente non lo è perché il sindaco o l'amministrazione ha la tessera d'EMA. E questo l'abbiamo ripetuto più volte con onestà intellettuale del delegato al piano strategico, il consigliere Dito, che è il consigliere eletto nelle file del PD, che le ha riconosciuto questo merito. Quindi riconosco e capisco il momento elettorale, anche di bandiera.
chi deve fare la difesa di parte o il kamikaze inviato. Però in questi casi, quando il kamikaze è del kamikaze, il primo a morire è lui. E in questi casi non facciamo l'interesse generale, anzi, ostacoliamo, facilitiamo i percorsi, ragioniamo come abbiamo sempre fatto e all'interno dell'assestamento, ma anche di altre delibere, sì, che tra l'altro ricordo il parere favorevole del Collegio dei Revisori, è stato fatto un lavoro eccezionale dell'ex coordinatore Elena Piera, qui vanno i miei ringraziamenti e saluti, e del nuovo del dottor Raffaele Grimaldi, io la ringrazio per quello che è riuscito a fare e che sta facendo ancora tutt'oggi in questo breve tempo, che tra pandemia, ferie e riorganizzazione è stato difficilissimo operare in 10 giorni, eppure ci siamo riusciti, e questo è il ringraziamento al direttore generale, ai coordinatori, ai dipendenti, fino all'ultimo, come diceva il mio collega Marrazzo negli interventi precedenti. Noi oggi guardiamo il lago nel fagliaio e non pensiamo all'interesse generale. Questa è una variazione di assestamento generale di bilancio che vede un ottimo lavoro fatto dal sindaco precursore sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e che vede nei paesi, noi siamo rappresentanti di talune comunità, ci sono sindaci che hanno inaugurato, ripeto, parchi, strutture, edifici, strade, scuole con i fondi di città metropolitana. Quindi oggi dobbiamo dire grazie al lavoro fatto dal Consiglio metropolitano e ci auguriamo che chi viene dopo riesca a fare lo stesso di noi, non meglio. Io se già fa lo stesso l'ha fatto un miracolo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cacciapoti, condivido il suo intervento e colgo l'occasione per dare nuovamente il benvenuto, visto che ritorno, il ringraziamento al ragioniere Raffaele Grimaldi, che viene da un'esperienza importante in città metropolitana, poi al Comune di Napoli, adesso ritorno in città metropolitana, da subito ha dato il suo assai fattivo contributo proprio per costruire l'ordine del giorno di adesso, che di oggi, che come ha detto lei è frutto di un lavoro faticoso fatto ai tempi della pandemia con tutte le difficoltà che conosciamo. Quindi grazie di questa precisazione. Mettiamo in votazione la delibera di cui al punto 1, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Santoro, Andrea, Nave e Giuseppe Civito. Per menare si può dividere, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Abbiamo poi il punto 2 dell'ordine del giorno, ratifica della deliberazione del sindaco metropolitano numero 120 del 7 luglio 21, avendo ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 21-23 per complessivi circa 400.000 euro per la copertura di quote di cofinanziamento e interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento degli edifici scolastici di competenza dell'ente finanziario dal MIUR. Consigliere Marrazzo, prego. Una piccola specifica, sindaco Fratelli, questa qui sono dei finanziamenti di circa 50 milioni di euro per ristrutturare, ampliare oltre 20 edifici scolastici e la nostra quota di cofinanziamento per questi 48.300.000 euro è pari a 407.000 euro. Quindi vuol dire che noi con 407.000 euro, che sarebbe soltanto e esclusivamente il costo della progettazione, riusciamo ad ampliare e ristrutturare oltre 20 edifici scolastici, quindi ampliamento di scuola, costruzione di palestre, quindi un plauso ovviamente va fatto soprattutto ai nostri tecnici, ai nostri uffici che sono stati capaci e mi hanno accolto per prevenire questi ci associamo all'applauso e alla gratitudine per il lavoro fatto e quindi mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, astenuto Giuseppe Cirillo e Alessia Quaglietta. Quindi a maggioranza, per le esecutività, che è favorevole, che è contrario, di sentire voi. Poi abbiamo al punto 3, inventario dei beni immobili e mobili di proprietà della città metropolitana di Napoli, annualità 2020, mettiamo in votazione, che è favorevole, alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, contrario, no, si astengono Giuseppe Cirillo e Alessia Quaglietta, quindi a maggioranza, per le esecutività, che è favorevole, che è contrario, di sentire voi. Poi abbiamo la
presentazione della sezione strategica del documento unico di programmazione 22-24, che mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti Andrea Santoro, Giuseppe Cirillo, Alessia Quagliente. Vediate se modifica. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Poi abbiamo una serie di tempi di fuori bilancio che li citerei esclusivamente con il numero indicato nel foglio che avete, quindi nell'ordine del giorno. Quindi abbiamo il debito fuori bilancio di qui al punto 5, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, astenuti Cirillo e Quagliente, vediamo se modifica, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene come primo. Punto 6, in votazione, favorevoli, contrari, astenuti. Come prima, astenuti Cirillo e Quaglietti, immediate seguitività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 7, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza, astenuti Cirillo e Quaglietti, immediate seguitività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 8, chi è favorevole, alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Giuseppe Cirillo e Quaglietti, immediate seguitività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 9, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Cirillo e Quagliente, vediate se positività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Quando dico Cirillo e Giuseppe, ovviamente. Punto 10, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Cirillo e Quagliente, vediate se positività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 11, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Cirillo e Quagliente, vediate se positività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Punto 12, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Cirillo e Quaglietti, immediate esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Poi, come ti sta avviando? Sindaco. Prego, Pio Capasso. Sì. Allora, a questo punto, sindaco, nel rispetto dei lavori della conferenza dei capogruppi, stabilisco che le delibere che sono state licenziate dal vice sindaco nella seduta del 27 luglio, quindi altro giorno, e inserirle subito dopo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Quindi la mia richiesta è di inserire queste quattro delibere, di fare un'inversione dei punti, perché sono gli ultimi punti che sono stati, diciamo, il segretario li ha aggiunti alla fine come doveva fare. Quindi stabilimmo in conferenza che queste quattro delibere noi le avremmo inserite subito dopo al punto 12. Le prime quattro dell'ordine del giorno aggiuntivo? Sì, esatto. Le prime quattro dell'ordine. Quindi lei chiede l'inversione dell'ordine del giorno, di trattare prima le quattro. La 1, la 2, la 3, la 4 della seduta. Sì, dell'ordine del giorno aggiuntivo, perfetto. Allora c'è questa richiesta del consigliere Capasso che mettiamo subito in votazione, che è favorevole. Chi è contrario, chi si astiene, passa a maggioranza con la contrarietà di Cirillo e Quagliente. Quindi trattiamo adesso astensione, chiedo scusa. Quindi solo la sua. Perfetto, chiedo scusa. Solo l'astensione di Giuseppe Cirillo. Adesso quindi con l'inversione dell'ordine della prova andiamo a trattare il punto 1 dell'ordine del giorno integrativo, che è il riconoscimento debito fuori bilancio di circa 2.000 euro. Mettiamo in votazione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Santoro, Andrea, Giuseppe Cirillo, Alessia Quagliente, immediate esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Poi abbiamo modifica del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi, annualità 21-22, richiesta di variazione delle direzioni sistemi informativi integrati, direzione piano strategico, direzione patrimonio, direzione tecnica strade, alle scuole. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Andrea Santoro, Giuseppe Cirillo, Alessia Quagliente in maggioranza, vedete se modifica, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Trasferimento di risorse ai comuni del territorio per interventi di investimento per opere di adeguamento e di manutenzione straordinaria dei musei, delle sale teatrali e degli auditorium. Variazione del bilancio di previsione 21-23, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano numero 9, 5 marzo 21, per 2.040.000 euro. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuto Giuseppe Cirillo Quaglietti, vedete se modifica, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene.
variazione del bilancio di previsione 21-23 approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità numero 9 del 5 marzo 21 per la realizzazione del progetto di videosorveglianza delle scuole. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Giuseppe Cirillo, Alessia Quaglietta, Mediata Seguitivina, chi è favorevole, chi è contrario. Se ritorniamo all'ordine del giorno originario, il punto 13, finanziamento per l'acquisizione di prodotti hardware e software per l'attuazione del piano di adeguamento al lavoro agile, del piano di adeguamento alla metodologia BIM, mediante applicazione dell'avanzo dell'amministrazione libera, bilancio di previsione 21-23 per complessivi euro 580.000. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Andrea Santoro, Alessia Quaglietta e Giuseppe Cirillo, immediata esecutività, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 14. Definizione dei progetti strategici dell'area metropolitana, indirizzo della priorità di investimento dell'ente, aggiornamento del piano strategico, variazione di bilancio per complessivi 3 milioni di euro, 430.000 rotti, aggiornamento del DUP, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Andrea Santoro, Giuseppe Cirillo, Alessia Quaglietta, mediante esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Variazione di bilancio con applicazione al bilancio di previsione 21-23 di quota dell'avanzo di amministrazione 20 per complessivo euro 700.000 per il finanziamento di opere di configurazione delle scogliere, di rifacimento di manufatti e di rifacimento di popolare del comune di Lacco Amino, modifica del programma triennale dei lavori pubblici 21-23, rientra attuale aggiornamento del DUP, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, all'una, astenuto Cirillo, astenuti Cirillo e Quaglietti, mediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Poi andiamo al punto 16, finanziamento numero 2, interventi di adeguamento funzionale e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade della città metropolitana di Napoli, applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per euro 4.119.990, variazione del bilancio di previsione 21-23, aggiornamento del programma triennale con i pubblici 21-23 dell'elenco attuale. Caccio tutto. Grazie Sindaco, è giusto presentare al Consiglio, ma anche a chi ci ascolta lo streaming, questo ulteriore risultato dell'amministrazione di Città Metropolitana. Attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e su sollecitazione di una nota che il Direttore Generale ha inviato a tutte le direzioni, noi realizziamo due nuove strade, cioè oltre al piano strategico, oltre alla manutenzione delle nostre strade, quindi oltre a quei finanziamenti assegnati ai comuni e quelli di Città Metropolitana, per le proprie strade provinciali, noi andiamo a migliorare la viabilità e la vivibilità in due arterie fondamentali, e mi riferisco alla SP Casandrino Melito Sant'Antimo, che prevede lavori di allargamento della strada statale con realizzazione di marciapiedi e predisposizione di pubblica illuminazione in un contesto molto degradato e che negli ultimi tempi ha visto anche è stato scelto oggetto di incidenti pericolosi, tra cui uno mortale. E questo è un intervento da un importo complessivo di circa 1 milione di euro, la cui approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico ci consente già di poter procedere, in quanto un importo inferiore al 1 milione di euro e non ha bisogno della validazione, quindi del progetto di fattibilità tecnico-economica. A differenza invece dell'altro, che riguarda la SP 155 Testaccio Maronti nel comune di Barano d'Ischia, che porta alla spiaggia dei Maronti, che è il patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, un comunque sviluppo economico e turistico, e anche in questo caso la città metropolitana, attraverso un finanziamento di oltre 3 milioni di euro, approva questo progetto di fattibilità tecnica perché si migliorino le situazioni di viabilità e anche il contesto socio-economico. Grazie. Grazie a lei, quindi mettiamo in votazione la delibera di cui al punto 16, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Nave, Giuseppe Cirillo e Alessia Quaglietta, mediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Punto 17, applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per euro 33.740.737,28 per il finanziamento di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di adeguamento di vari edifici scolastici di competenza delle direzioni tecniche scuole 1 e 2 della città metropolitana di Napoli, variazione del bilancio di previsione 21-23, aggiornamento del programma triennale con i pubblici 21-23 dell'aiuto annuale. Consigliere Marazzo, prego.
sono un intervento per entrambe le delibere, sindaco, perché abbiamo fatto un'opera importante che è quello sia dell'aggiornamento del programma biennale dei lavori pubblici, l'aggiornamento del DUP, e qui abbiamo finanziato sia progettazioni che opere per quanto riguarda quindi opere già oggetto, già in possesso della progettazione esecutiva, l'abbiamo finanziata. Per quanto riguarda gli altri che sono strategici, soprattutto ovviamente per quanto riguarda le scuole, le permette di elencarle, siamo partiti dall'Aura Bassa di Sant'Aura Bassa di Sant'Antimo. L'Aura Bassa di Sant'Antimo, come c'è un terreno che il comune di Sant'Antimo e oggi i commissari stanno verificando appunto il passaggio di questo terreno in proprietà alla città metropolitana per realizzare sull'istituto scolastico. Lì abbiamo anche un fitto passivo, eliminiamo il fitto passivo e realizziamo una nuova scuola e quindi anche in un'area degradata. Abbiamo un nuovo istituto a Saviano, noi nello scorso consiglio metropolitano c'è stato trasferito e abbiamo archivato in consiglio dall'Agenzia del Beni Confiscato alla Camorra un appezzamento di terreno in Saviano, proprio adiacente a una scuola che non vi è tenuto. Quindi anche lì è prevista la spesa della progettazione per la realizzazione di un istituto superiore. Il nautico di Colore del Greco, come lei ricorderà, si trova in una struttura che non è di nostra proprietà, ma di proprietà dell'altro, per la quale noi paghiamo un fitto passivo. Il comune dove deve essere messo a disposizione i mulini che si trovano appunto sul porto dell'istituto nautico, anche qui abbiamo inserito 500.000 euro per la progettazione e la realizzazione del nuovo istituto a Torre Decreto. L'ampliamento del valore della chiesa da Fragola, la realizzazione del nuovo istituto superiore a Forte Maggiore nelle tecniche scalatrici, anche lì eliminiamo un fitto passivo. Il primo istituto superiore a pianura, dove a pianura non ci sono istituti superiori, qui abbiamo finanziato l'opera, l'ampliamento del polo scolastico a Torella del Ferro, a Pozzuoli, via San Gennaro, nell'ex Croce Rossa, quindi la realizzazione di un nuovo istituto che servirà appunto al patrono, un istituto alberghiero, un nuovo istituto, abbiamo messo i soldi per la progettazione, un nuovo istituto a Sant'Antonio Abate, è un intervento, come pensare, consigliere Cascone, perché questo comune non ha un istituto superiore, quindi c'è la necessità appunto di edificare un nuovo istituto. Quindi questi sono solo alcuni degli interventi, quelli più importanti. Quindi noi lasceremo, come diceva prima il caro Cacciatore, un'eredità pesante, perché noi abbiamo programmato, progettato e finanziato interventi che solo se vorranno mettere in atto ciò che abbiamo programmato in questi anni, sindaco, cambieranno di rendita. Grazie. Grazie a lei, perché il lavoro effettivamente fatto nel settore scolastico è senza precedenti, dobbiamo andare a decenni, probabilmente qualcosa di simile, ricorda solo il periodo del dopo terremoto, quindi questo è frutto di un grande lavoro politico del Consiglio metropolitano, degli uffici, di noi tutti, ed è soprattutto un segnale forte per i nostri ragazzi, quindi è davvero meritorio questo lavoro fatto. Se non ci consigliere Cirillo, prego. Allora, mi voglio, perché oggi qualcuno potrebbe dire ma Cirillo non sta in forma, assolutamente, mi voglio congratulare perché effettivamente ho avuto modo, ripeto, mi astengo per i motivi che ho detto in premessa, ma effettivamente ci sono dei lavori importanti che riguardano tantissimi istituti e quindi vi ripeto, la mia estensione è solamente quindi di complimento per il lavoro svolto. Infatti leggendo la delibera sta scritto anche tutti gli altri, ho letto in modo molto attento le schede allegate, ripeto, tutte le schede allegate per quanto riguarda gli interventi, così come la norma prevede. Ho letto anche che si demanda effettivamente al dirigente delle direzioni tecniche scuole 1 e 2 l'adempimento di tutti gli adempimenti conseguenziali, quindi per me questa delibera veramente è fatta benissimo. Mi congratulo per chi l'ha preparata, per tutti gli altri, per tutti i lavori che si faranno e quindi ripeto, la mia astensione è solo esclusivamente in merito a quello che ho rappresentato all'inizio seduta. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Cirillo, un microfono per
grazie. Grazie. Quindi astenuti Cirillo e Quaglietti, vedete se tu ti vedrai che farò di quelli che incontrati di astenuti. Poi abbiamo la 18, variazione di bilancio con applicazione all'esercizio 21 di quota parte dell'avanzo libero di amministrazione senza articolo 187 del TUEL per complessivi euro 34.420.374,90 centesimi per spese di investimento relative ai studi scolastici e aggiornamento del gruppo, di cui alla relazione prima anche del consigliere Marrazzo, che è favorevole al Senato. Consiglio Civito, prego. Allora, su questo, come primo rappresentato, che non avevo assoluto ma nessun dubbio, su questo, caro segretario, chiedo il suo ausilio, ho visto effettivamente qualcosa di diverso. E allora vorrei capire, perché l'ente ha proposto in questa delibera l'acquisto di 14 milioni per gli istituti scolastici, ha chiesto un lavoro per quanto riguarda debole, il quadro scolastico della Vella del Ferro, e infine servizi di ingegneria. Una cosa che io non ho capito, e quindi lo vorrei capire, perché innanzitutto in questa delibera, caro segretario, sono andato a vedere anche sul sito Apo Pretorio, non trovo le schede allegate. Tengo la stampa anche della pubblicazione che sul sito Apo Pretorio, figuratevi, per quanto riguarda l'atto dentro di Stato, ma il corpo della delibera prevede che ci sia l'allegato. E l'allegato l'ho trovato. Primo punto. Secondo punto, non ho capito la motivazione perché si rimanda al coordinatore dell'area e non più come l'altra delibera al coordinatore del tecnico. Perché siccome bisogna fare gli appalti di ingegneria e quindi voi nell'azione per quanto riguarda l'interpello avete chiesto specificamente che i tecnici devono avere l'iscrizione d'ordine professionale per assumere questo tipo di incarico, questo tipo di motivazione all'interno del corpo deliberato. Quindi la scheda della tabella del re, non ho trovato la scheda, quindi della delibera abbiamo dichiarato che è allegata, anche in giunta l'avete fatto, e non c'è, non è pubblicato, quindi non riusciamo effettivamente neanche a dire di che cosa stiamo discutendo, vediamo solo di noi. E infine, problema dell'acquisto delle scuole. La domanda, quello è il patrimonio. Siccome io non ho trovato nessuna relazione istruttore per cercare di capire quali sono eventualmente le scuole che dobbiamo acquistare, perché per acquistare delle scuole esce un numero 14 milioni. Allora, questo mi ha fatto sorgere qualche dubbio e quindi ho cercato di capire. Di questi 14 milioni che sono stati messi, caro segretario generale, si dice a Cardillo nasce prima mamma e nasce un figlio. Per quale motivo? Perché il Consiglio dovrebbe capire, caro Raffaele, qual è la migliore più economicamente conveniente per lei se dobbiamo comprare un cadavere e lo dobbiamo ristrutturare. Questo penso che sia nei poteri e nelle mansioni che deve avere il Consiglio. Invece abbiamo un numero, non sappiamo di che cosa parliamo, non sappiamo effettivamente questi 14 milioni che cosa dobbiamo andare a fare. Ma io ho trovato che questa amministrazione già ha fatto una richiesta pubblica, noi dobbiamo fare prima gli enti, per due scuole, quella di Quarto e quella di Ottaviano, perché dovevamo anticipare il tempo di marzo. Allora, caro segretario, la mia domanda è: se oggi il Consiglio si sta esprimendo su questa questione per quanto riguarda l'applicazione dell'avanzo, com'è stato possibile scegliere già due scuole? Chi le ha scelte? Con quali criteri? Qual è il criterio economico? Se l'Agenzia del Territorio è stata investita, non è stata... Ma già abbiamo delle note precise, quindi vi prego, ho avuto poco tempo per studiare perché l'ho detto per i motivi previsti. Ma guardate, questo è un fatto grave. Cioè noi stiamo decidendo l'acquisto delle scuole mentre invece già sono partiti gli avvisi per quanto riguarda il comune di Quarto, il comune di Ottaviano, regione Campania. E scusate, se il Consiglio lo vuole comprare a casa Marciano, se per caso la valutazione rispetto ai piani economici finanziari rispetto a quello che noi
abbiamo scelto, qualcuno ha scelto anche di essere stato in potere del Consiglio, non lo so, ma certamente non è assolutamente una procedura corretta. Allora la mia domanda è qua, addirittura si suppone che persone che vengono a cavallo dalla città metropolitana, da casa del principe del Foro, affinché dobbiamo acquistare queste due scuole. Per l'amor di Dio, ma abbiamo verificato prima dell'acquisto delle scuole se per caso la possiamo realizzare economicamente, quindi non bisogna. Quanti anni hanno queste scuole? Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto ai comuni se hanno disponibilità. Volete vedere che risponderanno su quello che abbiamo già adesso? Ma poi, scusate, noi abbiamo solo due scuole che paghiamo il fitto con la famosa delibera 78 per quanto riguarda le funzioni effettive passive. Penso che bisogna fare uno studio approfondito e dobbiamo il resto, o altrimenti qualcuno può ipotizzare perché anche il resto dobbiamo chiudere, dobbiamo fare. Io penso che il principio sano dell'acquisto delle scuole è fondamentale, ma bisogna acquistarle con tutti i criteri, quindi significa fare il consiglio deve essere, non c'è nessuna relazione istruttoria dove attesti perché quarto e perché ottaviano, noi abbiamo già le richieste, se volete segretario le trasmetto pure, le posso dare anche i protocolli, dove non sapevamo nulla. E oggi dopo sei mesi, che abbiamo 5 mesi, andiamo in consiglio metropolitano, mettiamo, stanziamo delle somme perché dobbiamo riprendere adesso ancora la bella arrivata. E questo qua mi sembra che secondo me le cose non vanno bene, quindi segretario, qualità di responsabile del servizio dell'anticorruzione, se per caso potete valutare anche questi atti di legittimità, perché poi alla fine, come vi ripeto, io non faccio da singolo, voglio stare tranquillo, voglio stare, però il mio dovere dire le cose. A, non c'è la scheda legale, quindi che cosa significa rispetto a questa delibera? B, il fatto perché scambiare rispetto alla delibera precedente che stiamo facendo e salvati insieme. C, perché ci sta questa somma da per cosa deriva e perché è stato fatto quarto e ottaviano ma non sappiamo. Grazie. Allora, sulla prima parte risponde il dottor Meola, il segretario, e poi diamo la parola al dirigente, dottor De Angelis. Grazie. Presidente. Grazie. Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti, faremo una verifica. Che esistano progetti di tale ponderosità che non so perché ci sono progetti di tale ponderosità che non possono venire, essere caricati attraverso il sistema, attraverso il software ordinario. Per esempio il piano di protezione civile ha seguito una procedura straordinaria. Verificheremo anche ciò che è stato pubblicato e ciò che non è stato pubblicato, tenendo conto del fatto che a volte si equivoca tra allegati e collegati, c'è ancora un problema, c'è una differenza. Faremo le verifiche del caso, se manca qualcosa come lei ha evidenziato, procederemo alla ripubblicazione dell'atto completo della documentazione a cui lei fa riferimento. E quindi significa che se dovete ripubblicare dobbiamo ritornare in consiglio? No, ho parlato di ripubblicazione, quindi non ho detto di riadozione dell'atto. Eventuale, cioè dobbiamo verificare di che cosa si tratta. Se c'è un errore importante come la pubblicazione, se c'è un errore materiale come lei sa in corrispondenza, è un errore scusabile, ma noi porremo comunque il rimedio. Sotto il profilo della pubblicazione degli atti, se manca un allegato o c'è un riferimento a un collegato. Nel merito delle questioni da lei evidenziate, il dottor De Angelis le fornirà chiaramente le richieste. Prego, dottor De Angelis. Allora, questa delibera in ordine all'acquisto tiene conto di un indirizzo della delibera 78 che lei ha citato, che non è stato revocato, io non ho trovato, insomma, dopo un indirizzo diverso da quello che era stato stabilito e quindi si è ritenuto corretto seguire quella procedura che io ritengo è rimasta semplicemente sospesa per un problema di tempi, perché all'epoca c'era l'applicazione degli spazi finanziari. Non ci fu la possibilità di concludere l'acquisto nei tempi del 30 dicembre e quindi quelle procedure furono sospese. Ovviamente ci sono stati anche dei ricorsi, non ho ancora piaciuto, non ricordo, quindi si è ritenuto un ufficio dover ripartire da una situazione già esistente, riproponendo tutta la procedura con l'avviso ai comuni per verificare se nel frattempo ci fossero disponibilità, come il comune di Ischia ovviamente già
dato la disponibilità per il completamento dell'acquisto del poli funzionale che già in parte è nostro, mentre per i comuni di Quarto e di Ottaviano si è mantenuto quell'ordine che era stato fissato all'epoca perché non è stato revocato la consiglia. Non è stata mai revocata la consiglia. In ordine invece ai servizi di ingegneria, l'allegato indicato è stato trasmesso all'ufficio di piano triennale pubblico, dove viene elencato il numero di interventi che sto dovendo realizzare, ma che richiedono necessariamente e propedeuticamente tutti i servizi di ingegneria, di verifica archeologica, di identificazione, e verranno finanziati prima questi studi, dopodiché si procederà a quelle indicazioni di acquisto, di realizzazione di strutture nei siti che il Consiglio ha individuato e che sono. Chiedo subito perché non? Perdonate, ma io ho chiesto, solo perché qua abbiamo scritto coordinatore e non direzione tecnica come dell'altra delibera. Solo questo. Paladino, quando è stata posta la delibera, la Paladino è in ferie e è assente quella. Ah, l'altra già è stata risposta alla Paladino. E il giorno in cui è stata presentata la Paladino era l'ultimo giorno che ha presentato l'atto, io ho dovuto ripresentare la delibera successivamente e formulando quella che è stata presentata al Consiglio. Soltanto questo, ma non perché io ho i titoli tecnici di questo studio, stiamo lavorando gli atti amministrativi, poi ci saranno dei tecnici che svilupperanno tecnicamente quelle che sono le competenze tecniche, ma io non posso erogare una funzione e un potere che non ho, è una competenza che non ho. Bene, grazie consigliere Cacciapudi, prego. Grazie sindaco. Una premessa, preferirei confrontarmi sempre sui temi politici e mai su retropensieri. Non capisco perché in talune situazioni si faccia riferimento e si richiama il segretario, 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 e poi alla fine si conclude con l'anticorruzione. Lo ripeto di nuovo perché l'ho detto in altri consigli metropolitani. Io da consigliere metropolitano, se sono a conoscenza di qualcosa, non vengo in consiglio e chiamo il segretario generale, ma alla Procura della Repubblica, che è un'altra cosa. Quindi, quando facciamo gli interventi in consiglio metropolitano, preferibilmente utilizziamo il lessico della politica e non della demagogia né tantomeno dei retropensieri. Ripeto, perché se io sono qualcosa, vado agli organi competenti. Non chiama il segretario generale. Uno. Due. Sul quantum, perché è uscito 14 e non 114, è la stessa cosa di dire come fa a uscire 3.140.000 per la strada dei Maronti. È un calcolo meramente di chi ha la competenza, dei tecnici, che quantizzano il costo per l'acquisto di un'area che deve prevedere X numero di aule. Noi abbiamo dei progetti, me lo diceva l'ex coordinatore tecnico, l'ingegnere Codino, che sono una sorta di progetti standard dove noi diciamo per realizzare 30 aule ci vuole X quadratura, X euro per realizzarle. Noi dobbiamo realizzare due istituti in due comuni, Quarto e Ottaviano, sempre su indirizzo di una delibera 78, che risulta al sottoscritto, forse l'ottimo ingegnere Cirillo che ha studiato più attentamente la tematica, se non erro non è neppure una delibera di indirizzo di questa amministrazione, ma è di un'amministrazione precedente, mai revocata, sulla quale il dirigente chiaramente rispetto a un indirizzo e rispetto alle richieste di risorse, se ci sono progetti da finanziare, come è avvenuto per le scuole, avviene per le strade e finanzia la realizzazione di due siti scolastici in linea con l'indirizzo dei magistris della diminuzione dei fitti passivi e della realizzazione di poli scolastici. Io non ci vedo alcun male, ma se so il male non vengo in consiglio, vado alla Procura della Repubblica, segretario generale, che è organo chiaramente di controllo, che io richiamo all'anticorruzione, ma la corruzione di chi? Del coordinatore che ha proposto. Ma come ci permettiamo, sindaco, di dire qualcosa in questo senso? Grazie. Grazie a lei.
mettiamo in votazione la dichiarazione di voto, perché così mi date parola. Prego. Un secondo. Allora, non mi sento assolutamente soddisfatto della risposta del segretario, in quanto non mi può dire che un allegato che è fatto integrare così come sta spiegato, come l'altra delibera, cioè il triennale delle opere pubbliche, qua non ci sta, segretario, sto parlando rispetto a questa cosa. Quindi io prendo atto della sua dichiarazione. In merito alla questione dei finti passivi, io l'ho detto, non sono due scuole, sono tantissime scuole, e chi ha scelto quarto e ottavo non si sa, poi vedremo. Questa è la questione, quindi per questo motivo qua vi ripeto, mi astengo, come ho detto in premessa, e poi di conseguenza rimane la valutazione da parte mia rispetto all'operato che si fa in questo scorso di consigliatura. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera di cui al punto 18. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Astenuto Nave, Giuseppe Cirillo, Guagliette, immediate seguità, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 19, modifica del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi, ai sensi dell'articolo 21,6, decreto legislativo 50/16, annualità 21/22, richiesta di variazione al comando della Polizia Metropolitana, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, astenuto in nave, Cirillo, Guagliette, pure, astenuto pure Guagliette, immediate seguibilità, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. La 20 è ritirata perché è accorpato al punto 2 che abbiamo già votato dell'ordine del giorno integrativo, quindi andiamo a 21, progetto restauro e riqualificazione ambientale della riserva naturale statale cratere degli Astroni, intesa istituzionale di programma PQ infrastrutture per i sistemi urbani, terzo protocollo aggiuntivo, variazione bilancio e previsione 21/23, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano numero 9, 5 marzo 21, per complessivi euro 300.000. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Nave, Cirillo e Guagliette, immediate seguibilità, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Trasferimento di risorse ai comuni del territorio per la realizzazione del momento di parchi gioco, variazione del bilancio e previsione 21/23, approvato dalla deliberazione del Consiglio Metropolitano numero 9, 25 marzo 21, per euro 3.944.846, mettiamo in votazione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Cirillo e Guagliette, immediate esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Definizione dei progetti strategici dell'area metropolitana e atto di indirizzo per le priorità di investimento dell'avanzo di amministrazione dell'ente, aggiornamento del piano strategico triennale 21/23, chi è favorevole alzi la mano, Giuseppe Cirillo vuole intervenire, prego. No, 23. Mettiamo in votazione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Sant'Andrea Santoro, Nave, Giuseppe Cirillo, Guagliette e Tito anche, no? No, favorevole, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene con lui. Prego, non si è detto. Non avevo capito. Vuole intervenire? Sì, grazie, sì. No. Sul punto 23. Sindaco, sul punto 23 volevo portare conoscenza dei consiglieri del nuovo piano strategico. Sforzi enormi, mi rifaccio a questo perché voglio precisare, voglio portare a conoscenza di tutti e di chi ci ascolta, del lavoro straordinario fatto in questi ultimi due anni, anche se il discorso del piano strategico e delle risorse messe in campo che abbiamo dato i comuni, ma ha fatto prima che abbiamo votato una delibera in cui stanziamo 4 milioni di euro per i parchi giochi, in cui avranno la possibilità tutti e 92 comuni della città metropolitana di attingere a queste risorse. Rispetto al piano mi balza agli occhi un finanziamento importante di cui dovrebbe fare onore, ringrazio il sindaco, sulla questione della riqualificazione e del recuperamento alle donne in centri sanitari del sindaco Ruttazzurro. Sindaco, io la ringrazio di questo perché, come ben sappiamo, la Ruota Azzurra è un patrimonio dell'UNESCO,
e lei ha capito la giusta attenzione da parte del comune di Anacapri, in cui richiedeva questo intervento. Guardi, non è un intervento del sindaco, del consigliere Dito, non è un intervento del Consiglio metropolitano, è un intervento di vitale importanza che avrà risalto a livello internazionale. Guardi, lei ha avuto la capacità come sindaco della città metropolitana, rispetto alle altre realtà della città metropolitana, di fare degli investimenti importanti, perché al netto del discorso dell'appartenenza politica, in queste esperienze di città metropolitana che ho avuto insieme ai colleghi, per cui ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, e anche a volte se ci siamo scontrati su determinati temi, però era l'obiettivo comune di cercare di dare risposte ai territori. Io penso che forse questo sia l'ultimo e penultimo consiglio metropolitano che facciamo. Mi premeva intervenire perché volevo ringraziare lei, il direttore generale, il segretario, i dipendenti tutti, tutte quelle persone che insieme a noi hanno collaborato alla riuscita di questa bellissima esperienza che abbiamo in città metropolitana. Io porterò un ricordo bene, perché ho conosciuto uomini e donne che hanno avuto a cuore territori, hanno lavorato per i territori, ma soprattutto mi preme ringraziare la macchina amministrativa. Credetemi, io ho riscontrato in ognuno dei dipendenti, dei dirigenti, dei coordinatori, la più alta e grande professionalità e la correttezza amministrativa a servizio sia dei consiglieri sia dei territori che rappresentiamo. E non in ultimo, io ringraziamento a lei, al direttore generale Carlo Cacchini, perché in questi anni abbiamo dato risposte serie, certe, e abbiamo raccontato la verità ai 42 comuni che ci permettiamo di amministrare con investimenti che superano i 6-700 milioni di euro. Ma l'operazione più grande è stata fatta in una sia come questa provincia, ma come attuale città metropolitana. Grazie, ringrazio veramente a tutti per questa bellissima esperienza che ognuno di noi ha fatto. Il mio ringraziamento è a nome, mi auguro che si possa associare tutto il Consiglio metropolitano a questa bellissima squadra di tecnici, di coordinatori, al capo di capodetto, al direttore generale, che hanno permesso tutto questo. Grazie, sindaco. Grazie a lei, consigliere Tito, per le parole che condividiamo, ma soprattutto per il lavoro che veramente abbiamo profuso nell'interesse delle nostre collettività e dei nostri territori. Consigliere Coscia, prego. Grazie sindaco. Sindaco, come dice il consigliere Tito, noi ci avviamo alla fine di questa consigliatura, forse questo è l'ultimo, il penultimo consiglio che facciamo, e quindi effettivamente bisogna ringraziare tutti per questo piano strategico che è stato possibile emanare, e dobbiamo però spingere lasciando una traccia anche per il futuro, ci saremo o non ci saremo noi, perché questo piano strategico venga completato in un'altra parte. Sindaco, lei stessa ha partecipato l'altro giorno, il 22 e il 23, ad una manifestazione, credo che chi se l'ha persa ha sbagliato profondamente. Alla manifestazione che abbiamo fatto sulla cultura, sui siti UNESCO, per Procida, ma soprattutto per tutti quanti noi che avevamo lavorato a una delega che lei mi aveva conferito, e come lei stessa ha detto, sindaco, nell'intervento che ha fatto, si trattava di una delega di che in qualche modo ci siamo dovuti inventare, ossia lo sviluppo attraverso la cultura come sviluppo. Ebbene, sindaco, è necessario
ma speriamo che con i nuovi, col nuovo assessore, questo assessore che è anche venuto all'incontro qui con noi, ha fatto un intervento, si è complimentato successivamente per la riuscita dell'intervento, visto che erano presenti tutte le sovrintendenze, erano presenti 6-7 sindaci, erano presenti un certo numero di assessori, erano presenti le università, erano presenti gli istituti di ricerca, il CNR e soprattutto erano presenti 38 associazioni che abbiamo tenuto a battesimo proprio in questo tempo. Ebbene, c'è un altro piano strategico da fare, da completare e quantomeno da dare le linee strategiche, le linee guida affinché possa essere realizzato anche in una seconda consigliatura. Ebbene, questo piano strategico è proprio sulla cultura come sviluppo. Noi abbiamo visto in quell'occasione in cui il G20, i grandi della terra, si riunivano da qualche parte contestatissimi, giustamente, da decine, centinaia, migliaia di ragazzi di tutta Italia e anche a Napoli, noi abbiamo visto come quest'aula era piena di persone che volevano fare cultura, volevano fare sviluppo attraverso la cultura in quest'aula. Bene, Sindaco, io credo che è chiaro, forse non saremo qui il prossimo anno, saremo forse da qualche altra parte, tuttavia credo che valga la pena, anche nel rispetto della prossima delibera sulla quale sono d'accordo, quindi non interverrò, ma insomma voglio dire, ritengo sempre che i soldi che vengono versati per la cultura siano davvero troppo pochi. Come sa il direttore, questo nostro evento di due giorni che ha visto qui la presenza di centinaia di persone è costato meno di 5.000 euro, vero direttore? Meno di 5.000 euro, grazie anche a alla scuola del Parco Verde di Caivano, alla preside che sicuramente è una persona eccellente e che ci ha regalato il brunch, grazie anche all'impegno di molti, di quasi tutti, i dirigenti, gli amministrativi, il cerimoniale, l'armena, le ditte, le cooperative che sono venute a pulire, eccetera. Ebbene, grazie a tutti quanti loro, credo che abbiamo scritto una bella pagina che però ha bisogno di essere continuata. Questa pagina è la pagina dello sviluppo attraverso la cultura, perché questo è possibile. E noi sappiamo, abbiamo fatto qui l'impossibile, potremo fare il possibile anche scrivendo questa pagina. E intanto, Sindaco, sono contenta per queste 170.000 euro, ma francamente sono davvero pochini. Sono davvero pochini queste 170.000 euro per le iniziative culturali. Il direttore spesso ci ricorda che noi non abbiamo più la delega. È vero, noi non abbiamo più la delega, ma abbiamo un patrimonio culturale immenso e ci sono due soldi che in questa consigliatura non siamo riusciti ad attuare. Uno è la sistemazione della quadreria della città metropolitana, che avremmo voluto farne la quadreria della città metropolitana, quindi fruibile e visibile a tutti, e secondo è la questione del teatro di Gruppi. Questi sono due punti che ci francamente mi rendono in qualche modo dispiaciuta che questa consigliatura vada a termine, così come mi dispiace che chi aveva il compito di firmare quel protocollo d'intesa, quella permuta che avevamo già fatta con l'ARPAC, non abbia potuto o voluto portarla a termine. Sì, sono due punti, sono due punti che rimangono in sospeso, così come
grazie. Grazie a lei, mettiamo in votazione la delibera di quel punto 23, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti nave Giuseppe Cirillo Quaglietta, il bianco. Sì, allora 24, chiedo scusa, chi è favorevole alzi la mano, no, ci dico. Ah, perché sono intervenuti loro sulla 23. Sulla 24, solo perché ripeto, mi astengo sempre tutto il resto, però ho notato un piccolo, perché si parla di finanziamenti direttamente al comune, che è notevole in effetti la delibera rispetto a che cosa si farà. Però sindaco, solo un passaggio, perché queste istanze hanno bisogno di un istruttore, cosa che io non ho trovato e non so se ci sta oppure no. E poi sindaco ci dice che di demandare l'utilizzo del piano strategico gli adempimenti conseguenziali a seguito del opportune verifiche istruttore. Ok, e su questo qua non c'è problema, qui per me mi sta aperto. Solo la cosa, perché se il segretario mi può attestare che questa delibera corrisponde, quindi è conforme all'articolo 7 del regolamento per la concessione del patrocinio di provvidenze economiche del nostro, che abbiamo in atto, almeno dal nostro consiglio metropolitano. Se per me va bene e vi ringrazio. Articolo 7. Grazie a lei, diamo la parola al segretario. Grazie consigliere, correttamente lei ha osservato che non c'è un istruttore, tra l'altro non sarebbe di competenza del consiglio ai sensi dell'articolo 42, ai sensi dell'articolo 42 del DUEL, all'attenzione del consiglio c'è una mera variazione di bilancio, ciò significa che il consiglio apposta le risorse, ma tutte le verifiche di ordine tecnico, giuridico e amministrativo in ordine alla regolabilità dei fondi saranno a cura del dirigente competente nel rispetto dell'articolo 165 del DLGS 165 del 2001, articolo 4, comma 2. Segretario, allora grazie, però vi dico che voi non è proprio così, mi scusate che io dissento come dichiarazione di voto dalla sua affermazione, perché noi qua dentro qua abbiamo già specificato l'elenco, abbiamo specificato già le somme, quindi non è una variazione di bilancio che noi stiamo appostando una somma come capitolo e poi di conseguenza rimandiamo successivamente agli atti, quindi non è assolutamente come dice lei, però oggi lei è il notario come lo è sempre dell'assise, lei ha dichiarato questa, l'ha messo per parte e di conseguenza ne prendiamo atto di quello che lei dice. Grazie. C'è il consigliere Cacciapudi che ha chiesto di intervenire. La ringrazio sindaco, il segretario che mi ha preceduto, perché l'ordine del giorno prevede una mera variazione di bilancio a saldo invariato. Quindi oggi il consiglio si sta esprimendo su una variazione di bilancio pari a 170.000 euro con degli indirizzi inseriti nella delibera, ma che è una variazione di bilancio, quindi è un atto meramente, un documento contabile economico. Poi nell'amicizia e nella stima del collega Cirillo, mi meraviglia che un sindaco chiede al segretario il parere quando c'è una delibera di giunta che già riporta la firma del segretario generale. Credo che sia ultroneo chiedere un parere in aula su una cosa del genere. Grazie. Grazie a lei, la vicenda è chiara, possiamo votare, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti in aula. Giuseppe Cirillo Quaglietta, termina l'esecutività, che è favorevole, che è contrario, che si assiste come prima. Modifica l'articolo 3, statuto SAPNA, mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti NAPA, solo NAPA. Immediata esecutività, ci sono anche Cirillo Quaglietta, che erano distratti, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, che si astiene come prima. Agenzia di sviluppo dell'area metropolitana di Napoli, almeno approvazione piano industriale 2022, che è favorevole alzi la mano. No, ci dicono intervenire, prego. Scusate, senti che poi mi rispondo. Ok, allora sindaco, prima di intervenire una delegazione di sindacati di Armena che stavano qui fuori mi hanno chiesto, ma poi passando una cosa di parlare civile, perché di conseguenza non era una forza di questa
hanno chiesto che se potevano essere ricevuti da voi. Io ho detto di portare in assise il messaggio di una richiesta di incontro per delle problematiche che stanno nascendo. Veniamo al corpo della delibera del piano industriale. Allora, sindaco, sapete tutti quanti, perché io sono chiaro e mi mancava l'ultimo atto, perché nel precedente consiglio metropolitano abbiamo avuto anche un dibattito abbastanza acceso, perché io alla fine ho detto chiaramente che agirò in tutte le sedi, mi mancava l'ultimo atto, perché come disse il buon consigliere Santoro, noi stiamo votando solo al rischio dello statuto di Armena, ma con questo ci disegni chiaro. Il ragionamento qual è, signor? Una cosa è che lo fanno gli uffici e una cosa che dichiara che lo dichiarate voi, che questo qua non mi sta bene. Ma perché prima ci si può dire tutto, ma tranne che eventualmente che alla sulla perverta siete tutto, quindi di conseguenza però siete già il corpo della delibera di prestare un secondo di attenzione. Perché dico questo? Perché io ho chiesto molto, molta solerzia, molta una richiesta, il know-how della società del consorzio ANEA, perché è stato trasmesso, quindi è stato trasferito pochi giorni fa, perché in quel know-how ci sta tutta la chiave di volta, mi ricordo di vedere, dove la ANEA non ha assolutamente le competenze in merito alle coste, perché è una commessa specialistica. Però il ragionamento qual è, caro signor? E qua in effetti che il piano industriale ANEA assunzioni va benissimo, la Armena va benissimo, ma su questo, dove dice nella pagina 8 del considerato, che dice, mettendo che stanno sui plani, hanno tutti i contratti, se abbiamo sbagliato questa riorganizzazione che si sta andando in difficoltà, perché bisogna ragionare con più dirigenti, che la nuova commessa, perché la prima parte del piano sono anzitutto individuate tre macro aree di intervento, salvaguardia ambientale, manutenzione e tutela del patrimonio, che comprendono i contratti attualmente in essere, 7 contratti, e la nuova commessa relativa al servizio strumentale di supporto agli interventi messi in sicurezza delle coste. Ok, per fare questo noi come città metropolitana significa che noi già abbiamo deciso di affidare ad Armena questo servizio, ma manca un passaggio. La norma, siccome sono delle società in house, occorre la cosiddetta verifica di congruità ai sensi dell'articolo 192,2 del decreto 50/2016. Quindi oggi noi con questo piano industriale stiamo dicendo in modo chiaro, noi affideremo già senza avere la verifica di congruità. Però quello che mi disturba, e quindi dichiaro lei, il sindaco, in questa delibera, e secondo me lo dovrebbe fare un preposto, un dirigente tecnico che è un'altra specializzazione, lei dichiara che assunte prima del riconoscimento della cessione dei contratti a fine di salvaguardare il livello occupazionale, tenuto soprattutto conto dell'elevato know-how tecnico specializzato in ambito ambientale e sul personale. Sindaco, questo qua non lo devi dichiarare, ma lo devi dichiarare il dirigente, che questa delibera non c'è. Ma per quale motivo le dico questo? Perché a mio modo di vedere l'area non ha specializzazione in termini di costo, e se per caso c'è un dirigente che dichiara che questo qua manca di indicare il corpo della delibera, per me ognuno la responsabilità sarà prendere il dirigente, ma non certamente sarà di riprendere il sindaco che il sindaco dichiara una cosa del genere. Quindi questo corpo a mio modo di vedere è sbagliato, e vi dico questo per quale motivo, perché questo è l'ultimo atto che mi occorreva per farvi vedere eventualmente se per caso ci sono delle problematiche. L'ho detto l'altra volta in Consiglio Metropolitano, non mi nascondo dietro a nessuno, perché sono chiaro, io le cose le dico, io vedo che questa è una palese violazione, in questo qua ci sarà il dovere di verificare se è o non è rispetto a tutti i passaggi che sono stati fatti, però non mi sta bene che il sindaco dichiari lì, sindaco facciamo dichiarare di competenza in modo tale che esautoriamo il sindaco De Magistris da questa cosa. Grazie. Grazie di intervenire sul punto, di direttore generale. Bisogna inizialmente permettere che questa delibera ha un parere tecnico di un dirigente, quindi il sindaco è accompagnato tutta la struttura
nell'approvare la delibera che avete adesso all'attenzione del Consiglio Metropolitano. La volta scorsa voi come Consiglio avete approvato lo statuto, quindi avete previsto che l'Armenia potesse svolgere anche quell'attività. Adesso voi siete chiamati ad approvare il piano industriale che niente ha a che vedere con la dichiarazione di congruità a cui faceva riferimento il consigliere. Essa arriverà al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, laddove il dirigente responsabile dovrà dichiarare lui, il dirigente responsabile, la congruità o meno per l'affidamento ad Armenia di questa nuova commessa, che in questo momento non è ancora niente, non è ancora stata definita. Quindi ripeto, la congruità non è qua nel piano industriale. Il piano industriale sta stabilendo che Armenia potrebbe candidarsi a svolgere questa nuova funzione. Per quanto attiene il know-how di Anea, non è importante il know-how di è importante il know-how dei singoli dipendenti. Noi non stiamo passando il ramo d'azienda, quindi che Anea si occupasse di automobili o qualcos'altro, niente ha a che vedere con questa operazione, in quanto a noi interessa il know-how dei singoli dipendenti, laureati in ingegneria ambientale. Un laureato in ingegneria ambientale è più che adatto a svolgere eventualmente queste funzioni. Poi cosa facesse Anea qua, non niente e non leva. Grazie. Consigliere Caccia. Grazie Sindaco. Non c'è nulla da aggiungere rispetto alla paventata richiesta di verifica di comunità detta dal collega Cirillo. Il direttore generale ha praticamente surplassato il Consiglio smontando qualsiasi altra tesi. Preferirei invece capire la differenza, perché si parla di salvaguardia dei livelli occupazionali per talune aziende e non si verifica la stessa situazione quando noi parliamo di altre aziende. Le stesse partecipate, quasi con la stessa partecipazione, la stiamo utilizzando a Cuneo, non il Consiglio dello Sud. Un diverso metro o giudizio di misura rispetto alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Piuttosto mi preoccuperei di capire e di sapere, rispetto all'attuazione di un piano industriale alla lunga, che prevede nuove commesse, che prevede l'ampliamento di nuovi servizi, ma non per il Consiglio, per la cittadinanza, per i 92 comuni che ne beneficeranno, per le nuove funzioni che andiamo prima con lo statuto e oggi col piano industriale a arricchire nella nostra partecipata. Che mi permetto di dire, fino a qualche mese fa, forse qualche anno, era il nostro gioiellino, era un fiore all'occhiello l'Armenia, tant'è vero che c'era una grande appetibilità da parte parecchi, sigle partitiche e anche di consiglieri per poter capire l'Armenia. Oggi l'Armenia, una parte dell'Armenia sta scioperando, è fuori Santa Maria no. Ma noi pensiamo, perché affidare altre cose, se è possibile affidare o non affidare? Ma sappiamo perché Armenia sta scioperando? Io mi sono fermato, anzi, parte della funzione che svolge l'Armenia, come sappiamo, è quella dell'estate. Sono stato fermato e ho chiesto scusa ragazzi, ma da 2 giorni vedo agitazione, perché io amo anche andare a controllare sui cantieri, sì. Non state lavorando. Come mai? Cosa è avvenuto? Ebbene, mi dicono di impegni politici non mantenuti. Io sono il delegato alle strade, il sindaco credo che almeno non abbia fatto l'ultimo ora, non mi ha revocato la delega alle strade. Se ci fosse stato un impegno politico su una commessa che è quasi quella fondamentale oltre le scuole dell'Armenia, l'avrei saputo. E mi dicono che ci sono stati degli impegni politici non mantenuti. Quali sono? L'amministratore dell'azienda aveva preso degli impegni che non ha mantenuto perché a sua volta la politica non gli ha consentito di mantenere. Dico, ripetimi, qual è l'impegno che non abbiamo mantenuto? Perché conoscendo il sindaco De Magistris, quando si assume un impegno va oltre, un giorno prima e non un giorno dopo, soprattutto se parliamo dei lavoratori. Se qualche politico ha ipotizzato un bonus, si è ipotizzato un maggior rimborso,
uno secondo me non era un politico, due non rappresentava né il sindaco e né il consiglio metropolitano, perché per quanto mi riguarda quello che gli era stato promesso non si poteva e non si può fare. Soprattutto, sindaco, in un contesto politico del Consiglio metropolitano che riflette quello che c'è fuori, dove oggi una qualsiasi cosa le viene addebitata come una mancia elettorale. Noi non abbiamo bisogno né di mance elettorali né di compravendita dei voti. Lei l'ha dimostrato su un campo per due volte consecutivo contro tutti gli schieramenti, e non le vale uno che l'ha sostenuto perché io un altro comune. Soprattutto deve tenersi lontano da queste cose chi svolge un ruolo di comando e si presenta ad iniziative di apertura di comandi, comizi elettorali. Perché in questo caso può ritenersi realmente di mischiare la politica con il ruolo che svolge. L'amministratore, il collegio sindacale, devono tenersi lontani, grazie avvocato Faccia, a volte la poca mi prende, soprattutto in questi momenti, da promettere cose non fattibili. E ben fa il dirigente del controllo analogo partecipato, il coordinatore dell'area finanziaria, ad essere chiaro e preciso su queste cose che non possono essere concesse, perché con i lavoratori, soprattutto con chi prende uno stipendio umile, non bisogna scherzare, non bisogna fare false promesse, e lei sicuramente non l'ha mai fatta, anzi ne sono certo che non l'ha mai fatto. Poi oggi apprendiamo con piacere che ha avuto il marchio DOP di persona per bene dal consigliere Cirillo, quindi lei dormirà solito ancora più tranquilli rispetto a una vicenda del genere. Quindi non mi preoccuperei dell'ampliamento dell'oggetto sociale, dell'ampliamento, ma mi preoccuperei di un coinvolgimento politico dei vertici dell'Armena. Questo va attenzionato. E gli ho detto i fatti. Non ho richiamato il segretario, ho detto l'anticorruzione. L'ho detto. Quindi questa è la verità. Va attenzionato questo. E i signori là fuori, gli operati, di cui io sono sempre stato orgoglioso, e lo scrivo puntualmente sui social per quello che attiene la delega che io, grazie a lei, coordino, fanno un ottimo lavoro con su 500 km con pochissime unità di personale. Però non vanno presi in giro, o meglio, non vanno strumentalizzati. Non c'è nessun impegno politico, altrimenti dicessero chi l'ha preso l'impegno politico. Perché ho chiamato il capo di gabinetto e non mi ha risposto. Nell'ultimo periodo sarà molto impegnato il capo di gabinetto e anche il capo della segreteria politica. E noi non ne sappiamo di impegni politici, sì. Altrimenti sono certo che non sarebbe venuta da me a scioperare, che lei l'impegno politico lo mantenga. Grazie. Assolutamente, assolutamente d'accordo con il suo intervento, anzi io mi sono molto sorpreso di questa dimostrazione, perché mai come in questo periodo, ad eccezione di CPP dove c'è una reazione che tutti quanti conosciamo e quindi assolutamente giustificata, direi che tutte le nostre società partecipate, città metropolitana, aggiungo io, anche comuni di Napoli, raramente sono state in condizioni di così stabilità come in questo momento, anzi in alcuni casi anche con una rassicurazione totale delle loro prospettive, dei loro diritti e delle loro proiezioni industriali. Come tutte le cose approfondirò, perché ovviamente ne hanno chiesto un incontro e come sempre ascolterò tutti. Per quanto mi riguarda, io cado dalle nuvole rispetto a quello di cui si sta parlando in queste ore. Consigliere Rossi, prego. Grazie sindaco, grazie. Sembra questo consiglio metropolitano fosse un duetto tra Cirillo e Cacciapone, insomma ci siamo anche noi agli altri, quindi dobbiamo fare qualche riflessione su questo consiglio metropolitano di fine consigliatura, quindi è giusto insomma,
finisce la politica, finisce la politica, Raffaele, noi stiamo qua per fare politica, noi stiamo qua per fare politica, a me mi appassiona il ragionamento politico, non il ragionamento appunto su cui mi dispiace dirlo, poi il consigliere Cirillo ha portato questo consiglio su norme procedurali, sulle questioni tecniche, sulle questioni burocratiche, sulle questioni se si può fare o non si può fare, noi stiamo qua per decidere le linee e per decidere la politica, queste cose non mi appassionano, non intervengo per questo, però visto appunto che si sta riportando appunto questo ragionamento su questo, su questo piano, sono dovuto intervenire perché così per riportare un po' diciamo l'ordine del ragionamento sul piano politico. Per quello che riguarda il merito, a me noi siamo partiti 5 anni fa quando Armenia era una struttura realmente quasi non dico precaria, ma quasi era indefinita, i lavoratori molto incerti, molto preoccupati per la missione, per la stabilizzazione nel corso degli anni. Questa città metropolitana credo che abbia fatto, questa amministrazione credo che abbia fatto tantissimo per i lavoratori di Armenia. Ha fatto tantissimo. È chiaro come succede in queste situazioni, noi l'abbiamo vissuto con gli RSU che da precari sono stati stabilizzati, avessero stabilizzati, qual era la preoccupazione dei sindaci in modo particolare? Ristabilizziamo 8 ore, ristabilizziamo 12 ore, guardate come era resistente a questo diciamo, ingresso, a questa stabilizzazione, perché questi 6 mesi dopo rivendicheranno altri passaggi, rivendicheranno altro, rivendicheranno tempo pieno, rivendicheranno orario pieno. Succederà nelle previsioni, così nelle previsioni, una volta appunto che gli operatori di Armenia si sono stabilizzati, hanno avuto appunto la sicurezza e la stabilità dello stipendio fisso, certo e sicuro, adesso probabilmente avanzano qualche altro, vogliono fare qualche altro passo e avanzano pure qualche altra rivendicazione che se ti dico Raffaele che se nella logica dei loro diritti va bene che lo faccia. Noi non stiamo contro i lavoratori, soprattutto con i lavoratori di Armenia dove c'è stato fatto un piano di riorganizzazione, di stabilizzazione come non mai. L'amministratore delegato è stata capace di portare oggi a un piano, un nuovo piano industriale, non mi sembra una cosa rispetto a da dove siamo partiti e credo che vada premiando in qualche modo il lavoro fatto fino ad oggi, sempre in vista e nella prospettiva di rendere sempre più forte la loro presenza e la loro attività. Non mi spaventa la questione che qualcuno in Alega possa entrare in Armenia. Esperto che nabbia pure nei reati delle questioni burocratiche tecniche per vedere se si può fare o non si può fare, il lavoro va sempre bene. Mi sai qualcosa forse, è una voce. E noi lo dobbiamo sostenere in tutti i modi, anche se c'è qualche forza come da fare, la dobbiamo fare. A maggior ragione con i lavoratori di Armenia, che hanno dato soddisfazione a questa città metropolitana, che hanno ben rappresentato nelle scuole, nelle strade, nelle strade, tu devi essere promotore appunto di questa azione, devi essere promotore di questa azione e devi essere promotore appunto dell'approvazione del piano industriale che non si è mai fatto, del nuovo piano industriale e se si possono stabilizzare, se si possono assumere altri disoccupati, ben meglio, non ci dobbiamo scandalizzare per questo, o andare a vedere appunto nei reati dei tecnicismi appunto per fare altri ragionamenti. Che in quest'aula non si sono mai fatti fino ad oggi, anzi la grandissima onestà intellettuale del sindaco di questa amministrazione ha portato che noi abbiamo rivendicato, abbiamo sollecitato a dire guarda forse sindaco, ma i comuni della provincia addirittura di tutte queste misure, molti di essi non ne sanno proprio nulla e dobbiamo vedere di recuperare questo stralcio di consigliatura, di informazione, la trasmissione dei dati, molti finanziamenti non sono stati intercettati, i sindaci non ne sapevano niente. E di tutto questo che abbiamo provato oggi, io mi auguro che si trasmetta e si faccia pubblicità e un attacco, la preoccupazione della quale ho chiesto appunto un rinvio, c'è stato anche il Covid, noi abbiamo navigato in acque terribili durante il periodo del Covid,
interroga il direttore generale, si interroga il segretario generale, lui ci sta politica, non è politica, usciamo fuori, facciamo altre cose. Giustamente avete detto appunto andate dalla Procura della Repubblica se intravedete appunto qualche azione di illegittimità o di illegalità. Non l'avete fatto perché siete sicuro che siete politici. Lo dite, però non lo fai. Di questa comunque non sono certo. Ma di questa consigliatura abbiamo appunto che resti l'essenza, resti la sostanza. No, questa è prima di fine consigliatura. Per cui con questo diciamo mio intervento così passionale a rientrare un pochino appunto nei canoni, cercare di finire bene queste ultime riunioni assembleari, perché noi ce lo meritiamo, insomma questa amministrazione e questo Consiglio Metropolitano sostanzialmente abbiamo lavorato appunto con grande tenacia e i risultati appunto si sono visti, anzi si devono ancora ampliare, bisogna ancora far raccogliere tutto quello appunto che questa consigliatura e questa amministrazione ha segnato. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tozzi, consigliere Cacciaputi, che deve intervenire. No, grazie sindaco, credo che il consigliere Tozzi, con la stima e l'apprezzamento del collega, ma sia uscito fuori traccia nella risposta che ha dato, soprattutto perché non ha inteso il mio intervento, mi dispiace dire, non l'hai compreso. Io non offendo mai nessuno, ma questa volta devo dirti che tu non hai compreso il mio intervento. Perché io non ho assolutamente infangato o quantomeno parlato male del piano industriale, anzi perché sono orgoglioso del lavoro che fanno gli operai, in primis sulle strade e anche sull'altro, ma io parlavo di altre cose, sulle motivazioni per cui stavano scioperando e stavano fuori. Ho detto bene sull'ampliamento del piano industriale, bene sull'ampliamento della possibilità di poter svolgere nuove funzioni, ma quando mi dici tu sei tra quelli che vanno sulla questione della procura, certo, ma questi non sono problemi che io devo rappresentare alla Procura della Repubblica. Io li devo rappresentare al sindaco metropolitano che nomina gli organi di governo della Armenia. Capisco le appartenenze di colore, giallo, verde o blu, le capisco, ma come deve esserci l'obiettività e la responsabilità di questa stessa, deve esserci anche delle appartenenze, se sono giallo, verde o blu, se c'è qualcosa da correggere, va corretto, soprattutto in questo periodo, ancora di più. Quindi per me, che era un gioiellino, e lo ripeto, lo è ancora, non dobbiamo far sì che questo gioiellino venga deprezzato, quantomeno svenduto. E questo lo può fare solo il sindaco, perché con le sue capacità e la sua competenza ha messo a capo di una struttura una persona. Ripeto, io non conosco cose che siano contro norma o contro legge, altrimenti non lo direi quando è altrove, ma sto attenzionando il sindaco in qualità di quello che ha nominato l'amministratore. Punto. Grazie, possiamo andare avanti, credo, a questo punto. Mettiamo in votazione. Dichiarazione di voto, prego. Io ripeto, mi esprimo sempre che con l'astensione, sempre per gli stessi motivi, però nell'ambito della dichiarazione, caro direttore generale, la prego di capire quando ci vedi che esce bene. Quando dico che noi vogliamo bene al sindaco è perché in questo corpo, dove attualmente noi stiamo parlando, che abbiamo messo nome e cognome, e quando si parla di questioni di pareri di chi parla la commessa, quindi chi ha certificato il know-how dei dipendenti o della consorzio area, perché l'alta specializzazione significa un amministrativo, ma prescinde da questo, io non vorrei fare ma dirigenti, i pareri tecnici, sono della dottoressa Sumonte che ringrazio perché mi ha risposto celermente anche molto significativa rispetto a una nota che gli ho scritto, il dottore Primati che è la prima volta che lo vedo, che mi hanno indicato, non l'ho calato un giorno dottore. Quindi il problema non solo di competenza tecnica rispetto alla commessa, la volete fare, non c'è nessun tipo di problema da parte mia, ripeto, ormai
questo qua l'ho dichiarato pubblicamente Paolo, che su questo non mi fermo, però il ragionamento è chiaro, è far vedere quello che io penso, che è o non è. Però rispetto a questo, io credo che il sindaco fosse stato, fosse spromesso da questa questione, l'avrebbe fatta questa dichiarazione, caro segretario, il dirigente preposto, nel caso specifico lo sapeva anche il dirigente che ha fatto la verifica, poi se non era quello che era, di conseguenza vediamo poi eventuali provvedimenti opportuni rispetto a quello che era. Però vi ripeto, su questo punto, caro Tozzi, dobbiamo fare attenzione adesso, perché il buon cacciatori ha parlato di altro, non ha parlato effettivamente con lui. È bello come è interessato proprio oggi nei miei confronti. Però rispetto alla questione noi dobbiamo capire, perché il nostro organo è anche di indirizzo ma anche di controllo, quindi fra poco dobbiamo verificare pure quello che succederà, le modalità di come si faranno gli impianti mediati, perché è un ruolo del consigliere che viene eletto per esercitare. E chi lo vuole esercitare è giusto che lo eserciti, e quindi caro Paolo, a prescindere dalla politica, la politica è bella e variegata di indirizzo, ma quando si fanno gli impianti mediati noi dobbiamo indirizzare, dobbiamo anche controllare. Grazie. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera di cui al punto 26. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene. Astenuti Cirillo, Andrea Santoro e Alessio Guaglietta. Esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Poi abbiamo il punto 27. Mozione consigliere Giuseppe Cirillo, affidamento alla società Armena di servizi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza città romana di Napoli. Prego. Mi posso fare un regalo? Siamo in stanza, la ritiro, per esempio. Grazie, apprezziamo questo gesto di generosità. Al punto 28 abbiamo l'ordine del giorno della consigliera Coccia, cancellazione dal piano delle relazioni immobiliari di segmento del prossimo piano delle organizzazioni annualità 22 di Villa Tropea. Sì, sindaco e consigliere, io so già. Ne ha uscito. Posso? Prego. Io so già qual è l'obiezione a tutto questo, perché c'è stata una riunione. Una riunione nella quale si è parlato di Villa Tropeani. Io però, si è parlato di Villa Tropeani e si è detto anche da parte del capo della Polizia Metropolitana che non era possibile togliere non era possibile proprio parlare di Villa Tropeani, perché c'è un'inchiesta della magistratura, della Procura della Repubblica su Villa Tropeani. Mi sono permessa di obiettare che nessuna indagine poteva essere diversa dalla circostanza di dove e come è stata acquistata la Villa Tropeano in diversi anni fa, quanto è stata pagata e quanto in realtà valesse a suo tempo. Questa è l'unica inchiesta possibile che dura tanti anni, che ancora oggi, credo, noi siamo qui insediati da 6 anni, non ha visto nessuna risoluzione, nessun procedimento, nessuna situazione, quindi solo questo può essere. Ora, sindaco, c'è un comitato di cittadini che si è costituito in quell'area, che è una periferia di Napoli, ma anche una periferia di altri comuni, Cercola, Bolla, eccetera, si è costituito un comitato di cittadini che chiede che cosa? Chiede che questa proprietà, questo immobile della città metropolitana venga valorizzata e soprattutto aperto al pubblico. Mi rendo conto che questa è, mi rendo conto perché l'ho vista, che è purtroppo qualcosa di cadente, con abusi e vizi che non sono stati certamente commessi da questa amministrazione, ma evidentemente chi ha acquistato questa villa non se ne è reso conto, che la sovrintendenza ha puntato su questa villa proprio perché c'era
anche chi diciamo non ha condiviso tutti i percorsi con noi è stato contento di questa, di quanto è stato fatto in Città Metropolitana, e anch'io ne sono soddisfatta, ne sono contenta, perché ho dedicato parte, direi una gran parte del mio essere consigliera metropolitana proprio alla Città Metropolitana, anche diciamo allo statuto, all'accoglienza dei sindaci, ad alcune delibere che avevano sempre come riferimento il patrimonio culturale della Città Metropolitana, la cultura, la partecipazione. Ebbene, sindaco, si fanno reati per omissione e si fanno reati per commissione. Quelli che sono venuti a dire di noi hanno fatto reati per commissione, perché hanno commesso dei reati, ammesso che questi reati non esistono, perché poi vorrei vedere una carta, vorrei vedere una cosa, vorrei vedere un processo, vorrei vedere un articolo sul giornale, non l'ho visto. Ma dico, si possono commettere anche reati per omissione. Allora, perché dovremmo noi commettere un reato per omissione quando c'è un furto gruppo di cittadini che aspira ad una sola cosa? Non vuole entrare nella cadente villa Tropeano, vuole semplicemente frequentare il parco, vuole semplicemente fruire del parco, fruire del verde. E noi lo sappiamo quanto è importante il verde e i parchi in questo momento, anche di questo caldo assolutamente non naturale, che richiederebbe appunto la questione dei cambiamenti climatici, eccetera. Questo è quello che noi vogliamo. E questo è quello che vogliono i cittadini, perché qual è, che cosa mostra che una parte di quei sorpini che abbiamo accostato poco fa proprio sui beni immobili della Città Metropolitana non possono andare per la pulitura, per far fruire questo parco ai cittadini. Voglio dare anche una buona notizia a tutti, visto che siamo conclusi e abbiamo scritto ancora una volta, per la seconda volta, il Mozarteum di Salisburgo chiede di venire nella nostra legge di portici il 29, 30 e 31 di agosto, perché l'orchestra giovanile di Salisburgo riconosce alla legge di portici, riconosce a quella meravigliosa legge su cui pure abbiamo investito un po' di soldi, che cosa? Che lì Mozart all'età di 9 anni cominciò la sua splendida e meravigliosa carriera. Ovviamente se il sindaco darà l'autorizzazione a quell'uso, ma soprattutto se il cappellano, a differenza dell'altra volta, aprirà la cappella dove suonò Mozart all'età di 9 anni, ebbene, siete tutti invitati, l'ingresso è gratis, trascorreremo la fine di agosto in bellezza con una muta musica che sicuramente farà bene ai nostri anni e attenuerà anche le nostre contraddizioni. Grazie. Grazie per questa conclusione così poetica, ricca di armonia e di musica, e per questo un buon viatico per l'approvazione dell'ordine del giorno che mette in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene. Astenuto Cirillo e Quaglietta, quindi passa a maggioranza. Sindaco, scusate, solo perché abbiamo detto che eventualmente alla fine della celebrazione di questo consiglio, per quanto riguarda la questione di CTP, perché non abbiamo una parola, quindi lo vogliamo discutere, non lo so, perché se questo è il consiglio, consigliere, ci sta un'altra delibera. Sì, ma non è finito. Abbiamo ancora 3 delibere. Allora, abbiamo le ultime 3 delibere, chiedo scusa un po' di silenzio, la numero 5 dell'ordine del giorno aggiuntivo, e poi abbiamo anche l'ordine del giorno. Chiedo scusa, mettiamo in votazione la delibera numero 5 dell'ordine del giorno aggiuntivo, sistema di misurazione e valutazione della performance, parere ai sensi dell'articolo 20 letterale dello statuto.
Metto in votazione che è favorevole anzi la mano, che è contrario, chi si astiene, astenuti Giuseppe Cirillo, Quaglietti, mediante sensibilità, che è favorevole, che è contrario, si astiene. Regolamento della loro nella città metropolitana di Napoli, indirizzi operativi e modalità attuative, parere senza il più verbile interesse dello statuto, chi è favorevole anzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Cirillo e Quaglietti, mediante sensibilità, chi è favorevole. Regolamento organismo indipendente di valutazione, parere senza articolo 20 lettera dello statuto, che è favorevole alzi la mano, che è contrario, chi si astiene, astenuti Cirillo e Quaglietti, mediante sensibilità, chi è favorevole alzi la mano, che è contrario, chi si astiene. Abbiamo per ultimo un ordine del giorno a firma Tozzi, prego consigliere se lo vuole esporre, se no lo leggo io, è superato, grazie. Abbiamo a questo punto, tornando indietro, la richiesta che era stata formulata a inizio di seduta da parte del consigliere Giuseppe Cirillo, se discutere adesso di CTP o, come credo sia preferibile, dare mandato alla conferenza dei capigruppo di indire, e io sono favorevole su questo, di farlo, un consiglio monotematico su CTP. Grazie. Come? Anche? Sì, no, anche no, ovviamente, perché no, ovviamente, ovviamente tutto, sì. Va benissimo. Allora, prendo atto che non si è potuto discutere di questo punto, ma bensì fatto la prossima seduta. Caro signore, io tengo il timore che questo consiglio forse non si riunirà, perché vedrà la pausa estiva a settembre, quindi l'impegno politico pensa da parte tutti quanti qua di convocare nei primi giorni di settembre. Se c'è stato impegno da parte di tutti quanti, a prescindere da chi è presente e chi non è presente, parlo per le prime idee, ad esempio, così vede l'impegno, perché caro signore, lei sarà super impegnato. No, io spero che agosto. Allora facciamo da agosto, vieni io in vacanza, sì, i sindaci non vanno in vacanza, i sindaci stanno sempre a casa. Quindi le do una buona notizia, noi siamo pronti operativo in quanto vuole, poi da dopo ottobre io vi inviterò tutti in Calabria e vi spiegherò come presente.
l'impressione che quest'Aula chi grida di più è quello che poi ha ragione, e soprattutto, anche se non avesse ragione, è colui il quale poi lancia il messaggio che viene recepito all'esterno. Io parlo italiano, mi credo di aver insegnato per almeno 50 anni della mia vita, 40, 50, 44, e le parole hanno peso. Dire noi non abbiamo voluto parlare della CTP è un falso, è detto in mala fede, è un'azione strumentale probabilmente a dire politiche, e testa è il classico messaggio nel torbido. Noi oggi non soltanto abbiamo parlato del CTP in senso positivo, il direttore ci ha anche spiegato che in questo momento noi abbiamo fatto il massimo con una linea proattiva di azione, per cui abbiamo stabilito le risorse necessarie. Ora è in mano al tribunale la definizione di una serie di passaggi tecnici, il che non ci impedisce politicamente di essere attivi. Noi oggi non soltanto abbiamo parlato di CDP, ma abbiamo fatto un chiacchiere, noi abbiamo deciso, e come ricordava Francesco, contro la volontà del PD, siamo riusciti ad approvare una delibera che mette in sicurezza l'azienda, ed è questo il messaggio che deve uscire. Poi per nulla resta una gola a chi le lancia, e sicuramente non devo volo neanche a favore della stima che si può avere verso la persona. Per cui da qui deve uscire, e noi oggi abbiamo parlato di CDP, le notizie sono queste. Ora alcuni partiti stanno in mano al tribunale, ma noi già siamo pronti alla proattività delle nostre decisioni. Punto. Semplice. Va bene, allora a questo punto ci aggiorniamo per il Consiglio Monotematico. Buon pomeriggio a tutti, grazie.